Eccoci, eccoci, sono le 21:30 spaccate e direi che possiamo cominciare. Allora, nel frattempo ci siamo goduti un po' le note di Sabaton,
Santa Olalla. Simone che ci scrive che voleva proprio rinfrescarsi la memoria prima di The Last of Us 2. In realtà anche io, e penso anche tanta altra gente che spero si connetta a seguire insieme a noi. Insomma, niente, The Last of Us è sicuramente uno dei giochi più importanti del passato recente della storia dei videogiochi. Il mese prossimo, il 19 giugno, esce la parte 2, il seguito diretto. Di conseguenza, insomma, ce lo rigiochiamo. Io onestamente non lo tocco da un bel po' di anni. Sono anch'io curioso di rivederlo in azione. Dico, passato tanto tempo, addirittura The Last of Us era uscito su PlayStation 1. Iniziamo una nuova partita. La difficoltà la metto a normale, sia perché io sono un po' arrugginito riguardo The Last of Us, sia perché, insomma, ci godiamo l'esperienza per come è stata pensata inizialmente. Sì, puoi sovrascrivere. Era. Ok, mi sa che non mi avete visto per qualche secondo perché stava creando il salvataggio. Datemi dei feedback eventualmente sull'audio, se il mio volume è troppo alto, se il volume del gioco è troppo basso, altrimenti insomma lascio tutto così com'è. Niente. The Last of Us racconta, per chi non lo sapesse, la storia di un mondo post-apocalittico a seguito di un'epidemia, di una pandemia come quella che stiamo vivendo noi, che trasforma gli esseri umani in sostanzialmente in zombie, però si concentra molto più sui rapporti umani che sulla pandemia stessa. Ed è un gioco dalla storia memorabile. Comunque, vi lascio al filmato iniziale. Sì, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma. Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatela. Giornata al lavoro, eh? Fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che ti piace. Tesoro, è Cosa? stupendo, ma credo che sia rotto, non. Cosa? No, 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 no. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei. Zio Tommy, pronto? Ok, e Cosa voleva dire? subito torniamo, subito ci troviamo in controllo del personaggio. Nel frattempo salutiamo Lillo, che in realtà è mio padre. Va bene.
Allora, nel guardare il gioco, ricordatevi che è un gioco del 2013, in origine uscito su PlayStation 3, e in virtù di questo, diciamo, a livello di modelli poligonali, risulta comunque un po' vecchiotto, per quanto è una versione rimasterizzata e fa comunque la sua figura, cioè non si può dire nulla, ecco. Il telefono è morto. Da notare anche la quantità di dettagli a schermo, anche non tanto inteso a livello di potenza vera e propria, ma come è ben dettagliata questa stanza. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. E qui il biglietto d'auguri. Qui mi aspettavo dei sottotitoli, ma va bene, non sei un fossile ancora, buon compleanno, caro papà, vediamo, non sei mai in giro, bla bla bla, vabbè, insomma, buon compleanno papà, lo ringrazia perché nonostante tutto il lavoro riesce a essere sempre in qualche modo il miglior papà dell'anno. Salutiamo anche Rick. Iscrivetevi, mettete, se seguite il canale Twitch, lasciateci un commento, salutateci, insomma. Nel Papà! frattempo siamo stati svegliati nel pieno della notte da una telefonata da parte dello zio. Vediamo che sta succedendo. Si sentono delle voci al piano di sotto. Qui si parla di un'infezione misteriosa nell'area dell'ospedale. Papà! No, in realtà i rumori venivano da questa stanza. Da poco mi Ehi, si sei qui? sveglierà i In brutti qualche modo ricordi, legati scrive all'epidemia Rick. che ha colpito la Dove diavolo nazione. sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione È mostrerebbero segni di vicino. crescente aggressività Dobbiamo e... uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. Ehi, A muoviti! quanto pare alle nostre Ehi, spalle sta accadendo... non abbozzare lì, deve andare... Cos'è stato? Papà! Evidentemente sta succedendo qualcosa. Ma che succede? Lì c'è il suo telefono. Otto chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Questo è Chiamami. Tommy, lo Sto zio. arrivando. Posiamo il telefono. C'era qualcosa qui? No. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy, ti avverto! No! Vai, vai! Sara, L'ho visto stamattina. ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui, mi hai capito? Sì. Tommy, dai, dov'è?
Lo vediamo, lo eri. Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendila. Senta il tuo, sto andando là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Berta, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud. Ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. E quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati? Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira dritto, fermi! Tommy. Fermi! Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Doveva mai andare. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Bene. Marcia indietro. E che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Tommy! Porca troia! Che cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Chissà, da dove scappano? Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo già. Indietro. Ce ne sono anche dietro. Là. Aspetta. Vai. Aia. Indietro. Assolutamente, Federico, assolutamente. Molto meglio. Soprattutto per narrazione. Ancora non si è visto nulla. Salutiamo sia Federico sia il buon Jacopo. Aia. Papà! Sono qui! Forza, dammi la mano! Che c'è? La gamba fa male! Fa male? Dammi! Dobbiamo correre! Ti ho aiuto! Tienici al secondo! Su, piccola! Tieniti forte! Ok! Subito ritorniamo a giocare. È morto! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Continua a correre! Non guardare, Sara! Ah!
a guardare i miei piccoli. Indietro! Sono troppi! Da questa parte, nel vicolo! Via! Cioè, questa fuga non è gestita benissimo rispetto ai giochi di oggi. Si nota un po' gli anni che sono passati. Ci siamo quasi, quasi, piccolina. Superano il recinto! È anche vero che... Muovetevi, trovate una via di uscita! Non erano molti giochi che... Forza! Che facevano questo genere di cose. Forza! Vai all'autostrada! Cosa? Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Sì, Tommy! Ci vediamo lì! Sbrigati! Si funge verso l'autostrada. Ci siamo quasi. Papà! Sette anni sono sempre sette anni, certo, assolutamente. Siamo assolutamente sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarla, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! E qui si vede tutta la brutalità di The Last of Us. Ti prego, no! Oh, no! Sara! Okay. Via le mani, piccola. Lo so, piccola, lo so. Dio! Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore. So che fa male. Forza, amore. Ti prego. Lo so, piccola. Lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. No. Ti prego. Ti prego. Non farlo. Certo, saranno anche passati sette anni, però questa scena fa sempre malissimo, eh? Ora ci il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da tre giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il loro statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri sei presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se non credete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. E insomma, è passato un po' di tempo. Giusto un po'. Giusto una stagione. Sto arrivando. Anche sulla faccia di Joel, che ancora non sappiamo si chiama Joel, ma in realtà lo sappiamo tutti che si chiama Joel.
Anche sulla sua faccia si vedono i segni dei 20 anni che sono passati. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tessa? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Quindi, insomma, la realtà che stiamo vedendo si è spostata avanti di 20 anni, quindi lo scoppio dell'infezione è abbondantemente superato. Tra l'altro approfitto di questo momento un po' di pausa per dirvi che da The Last of Us stanno traendo una serie HBO, perché so che ci sono molti miei amici che magari sono più appassionati di serie che di videogiochi, quindi ve lo dico, annunciata da poco. E poi il compositore che sentite, che si chiama Gustavo Santaolalla, ha curato, questo me lo diceva proprio oggi Arturo, ha curato la colonna sonora di Narcos Mexico. Quindi se qualcuno di voi ha visto Narcos Mexico e riconosce qualche assonanza a livello sonoro, insomma, ci può stare. Nel frattempo, insomma, già la realtà cittadina è cambiata molto, no future. Fireflies sarebbero quelle in italiano hanno chiamato le luci, quindi le luci se lo riprenderanno tutto, le luci che insomma vedremo spesso durante la storia. E adesso abbiamo anche un momento di esplorazione, ci fa vedere proprio la società come è cambiata in questi 20 anni, che poi è un po' il tema di tutto il gioco, non solo di questi di questa fase di esplorazione iniziale, ovviamente. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare. Stai scherzando? Deformazione da videogiocatore, quella di andare a esplorare gli angolini. Sono tutte cazzate. Scommetto che quei militari non prendono razioni di mezz'ora. Abbassa la voce. Che ti prende? Non me ne frega più niente ormai. Che mi prendano. Ehi. Stai calmo. Almeno non devono usare le mascherine. Andiamo. Giù, a terra. Ok, diavolo. Ho detto a terra. Non ho fatto niente. Mani sulla testa. Qui insomma Fallo. Anche la violenza. Scansionali. Dei controlli. Dexter, sei tu? Se le avessero usate non sarebbero a questo punto, non pare lo so. Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Lì la gente può uscire, qui no. Li hanno linciati. Ho recuperato dei nuovi documenti, non avremo sì, problemi. Sì, da quello che ho sentito io li hanno messi basta in strada calma. E li hanno fatti a pezzi, come rappresentato. Se il vagabondo prenderà il controllo... Bene, lo seguite pure. Checkpoint. E andiamo.
giorno libero, visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Non passiamo. È stato un attimo delle luci. Andiamo a inizio per buttarti la mia questione di una percorsa. Mai una gioia. Hai anche ragione. Attenzione, Rick. Il punto di controllo 5 è chiuso fino a nuova comunicazione. Tutti i civili devono liberare l'area circostante. Non ti saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Kit medico. Fascia le ferite con un kit medico. L'utilizzo di un kit soccorso richiede tempo. Usalo solo quando sei al sicuro. Equipaggialo con la freccetta su e tieni premuto R2 per iniziare a usarlo. E qui abbiamo anche un assaggio del menu, insomma, di cura, ma in realtà un po' del menu in generale di utilizzo degli oggetti e anche delle armi. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. E aiutiamola. Certo. Attenzione, che se ce la faceva Jill Valentine nel 97 da sola, potevi farcela anche tu, Tess. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Quindi in sostanza utilizzano dei tunnel sotterranei per muoversi, aggirare i controlli cittadini, militari. Ehi, Joel, gli zaini sono qui. Ok. E veniamo armati a questo punto. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Adesso siamo pronti. Premi R2 o non stai mirando per ricaricare. Oddio. Diciamo che questa disposizione dei comandi è un pelino obsoleta. Anche la corsa sull'L1 è un pochino obsoleta, però ci sta anche questo. Sollevami. Che dobbiamo fare? Ah, ok. Chiaro. Sei pronto? Sì, signore. Dai. Ma in realtà non so se lo hanno mai spiegato, Artù, se... cioè qual è la causa reale della diffusione del virus nel gioco. Attenzione. Come sempre. È una domanda a trabocchetto. C'è una mezza teoria, scrive Rick.
Però io sì, appunto, sono abbastanza convinto che nel gioco non venga spiegato esattamente. Sì, è un fungo reale che attecchiva sugli animali, quindi probabilmente, cioè, l'idea è che abbia sconfinato e abbia attecchito anche sugli umani. Però, cioè, in realtà non sugli animali, ma su un tipo di insetti, mi pare, che attecchisca il virus nella realtà. Sbaglio, sto vedendo dei cali di frame rate su PlayStation 4 la remaster. Non è proprio bellissimo, cioè, non è fluidissimo, ecco, quanto dovrebbe essere un gioco PlayStation 3 rimasterizzato su PlayStation 4. Almeno non è stato un pipistrello, e c'hai anche ragione. Certo che gli scenari comunque hanno il loro perché, Dov'è la scala? anche 7 anni dopo. Deve essere qui in zona. Dobbiamo trovare una scala. Dove stava la scala? Lì mi sa, sì. Trovata. Portala qui. Tutorial sbloccato, premi, vabbè. Ce ne possiamo anche fregare. Anche perché, diciamo che questo gioco ha influenzato molto tutto ciò che è venuto dopo. Prima le Qui la signore. maggior parte delle sue meccaniche sono Signora, talmente tanto incontro con un'altra entrate persona. nell'uso Si fa comune per dello dire. sviluppo di videogiochi che, insomma, Di qua. ormai le abbiamo, come videogiocatori, le abbiamo proprio codificate, le sappiamo a memoria, sappiamo andare. Ora, subito dopo che ho detto questa cosa ci sarà qualche cosa che non mi ricordo e dovrò andare a guardare il tutorial, però insomma, tendenzialmente. Ecco, qui già il gioco ci comincia a mostrare che esplorando, ecco, possiamo trovare delle risorse. Sono dei pezzi con cui potenziare le tue armi, degli ingranaggi. I Neo sono leggende, era una cosa molto realistica. Cercavano una cura al cancro e usarono un virus come vettore. Ma guarda, forse lì ci hanno dato più peso perché era una storia che. Ah, qui nel frattempo, ecco, ci insegna a usare la torcia. Diciamo, lì secondo me era una storia che si focalizzava su altro. Piastrina delle luci. David Michael, ok, questi sono dei collezionabili. Gira. Questo è il simbolo delle luci, tra l'altro. Una questione indossata dai membri della milizia delle luci. Dicevo, secondo me in Io sono leggenda il focus del film era un po' diverso anche fondamentalmente. Gli hanno dato più peso. Giù di Qui, qua. cioè, sullo scoppio del contagio ci passa proprio velocemente. Secondo me, Non perché in tornerò realtà ancora davvero per 3 anni. gli Sarà interessa meglio per poco voi che raccontare lei abbia. quello e Una anche volta ripresa la mercanzia contestualizzarlo. sarà facile da scaricare. Cioè, secondo me qui il A focus è proposito, proprio quando arriva il tutto prossimo sui carico? rapporti umani. Beh, incontreremo Billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni. Fermo. Spore. Spore, anche questa è una meccanica che impareremo a conoscere. Nel frattempo anche questi dialoghi durante gli spostamenti sono una cosa Dove non diavolo proprio arrivano? introdotta da The L'ultima volta questo Last posto era vuoto. of Us, ma sicuramente Vengono da qualche parte. Fateci. il modo in cui le ha fatte The Last of Us nel 2013 poi è stato abbastanza ripreso in tanti altri giochi successivi, ma anche nel recente God of War, per esempio. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Qui abbiamo avuto un dialogo legato a un'interazione. Oh, che cosa bella. Anche questa cosa del dialogo legato all'interazione, insomma, ai tempi era abbastanza Dovremmo innovativa. passare da qui. Merda. Contagion non lo Sì. Il conosco, non l'ho visto. soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Ok, posso, bellissimo. Quindi è così bellissimo. Andiamo. Insomma, il gioco ci mette subito davanti a un certo tipo di scelta morale.
E ci dà anche le munizioni per, diciamo, permetterci di sparare quel colpo senza preoccupazioni. Ok, di lì credo che si continui. Più avanti. E qui per la prima volta interagiamo con gli infetti. Tieni premuto R1 per intensificare l'audio l'udito di Joel. Ok, questa era una meccanica che nel 2013 andava veramente per la maggiore. In qualche modo tutti i giochi dell'epoca avevano una meccanica di questo tipo e ti permetteva di vedere attraverso le pareti. Diciamo Mario un po' già visto. Diciamo che The Last of Us non è un gioco horror, ma c'ha delle fasi come questa, anche un po' più pesantucce, in cui comunque c'è tensione. Adesso non mi ricordo se questi mi vedono. Sì, credo proprio di sì. Forse sono troppo impegnati. Se non ricordo male, la meccanica di vedere dietro alle pareti si può disattivare. Ma magari forse si disattiva automaticamente a livelli di difficoltà più alta. Da qua mi sa tanto di si va avanti, ma non sono sicuro. No, forse no. È proprio un premio per chi esplora. Sì, diciamo che comunque la possibilità di vedere attraverso i muri ti aiuta in queste fasi, diciamo, tra virgolette, stealth. Però ci sta anche volerlo disattivare per una difficoltà più elevata. Non è questo il caso, perché, onestamente, la mia intenzione è più che altro goderci la storia, che è anche il punto focale poi di The Last of Us, cioè secondo me anche la sua più grande qualità, perché dirla tutta, a livello ludico non è, aveva le sue innovazioni, ma non era troppo innovativo neanche nel 2013. Siamo quasi, sono qui fuori dalle mura e so che non vedrò mai l'interno della zona. Mentre aspettavamo che il contrabbandiere si presentasse, abbiamo sentito una squadra di soldati avvicinarsi. Impauriti ci siamo nascosti in questo edificio sperando di evitarli. Nessuno di noi ha notato le spore finché non è stato troppo tardi. Siamo tutti infetti. Abbiamo qualche ora, un giorno al massimo. Spero che il contrabbandiere venga lo stesso, così da farti arrivare questo messaggio. Avrei dovuto ascoltarti e venire nella zona con te quando ne ho avuto la possibilità. Si sono ammalati provando ad entrare nella zona. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci che vorrebbero poter vivere all'interno. Bene, non ce ne sono altri. Speriamo. Torniamo in città. Anche qui possiamo ammirare comunque dei paesaggi che Un po' d'aria fresca. obiettivamente anche a distanza di 7 anni È l'unica cosa che lasciano abbiamo. un po' di Odio la puzza stucco, che c'è qui. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei i limiti deodoranti. poligonali, i limiti anche di effetti particellari, insomma, nonostante tutti i limiti tecnici del caso, si nota, insomma, la Sono cura aiutato. che c'è in questa ambientazione. Superiore a tanti titoli moderni, ni a qualcuno, senza dubbio. Secondo me, in generale, il livello dei AAA ormai è superiore, obiettivamente. Quello in cui è superiore è sicuramente la cura nei dettagli, quello senza dubbio. Sei gentile, fai tu. La prendo io. Ah, ok, se attivo il comando per, diciamo, guardare attraverso le pareti automaticamente si accuccia.
Certo, questa corsa sull'L1 è davvero, davvero fastidiosa. Ah, ok, devo scendere a recuperare quell'asse di legno per attraversare. C'è per caso qualcos'altro? Alcuni tripla non arrivano a questo livello, inspiegabilmente. Ma tipo quali, Rick? A quali fai riferimento? Cioè, parlando proprio puramente di grafica. Che a me, cioè, a me non sembra che a livello di grafica ci siano AAA che non arrivano a questo livello. Se poi parliamo di cura dei dettagli, dell'ambientazione, anche animazioni dei personaggi facciali, sono d'accordo. Però credo di poterci livello fare. Grafico, secondo me, ormai è abbondantemente superato. Ok, sono rimasto qui come un pero. Ah, effetti ombre e riflessi ci può anche stare. Ma io direi in generale cura nei dettagli. Ecco. Però a livello grafico. Anche le animazioni facciali ancora oggi ci sono giochi. Sei autoritaria. Ma anche gli ultimi Assassin's Creed, ma anche ad esempio Mass Effect. Ci avviciniamo. Cos'è che devo fare? Mi sono perso un commento, mi sa, forse da qui. Ok, potevo farlo anche prima. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Diciamo che questa corsetta molto comoda di Joel non è che mi faccia proprio tanto piacere, va veramente lento. Però ci sta a livello proprio narrativo. Chiudila. Anche la torcia al tempo, diciamo, era un bel esempio di illuminazione dinamica. Prendi quando l'indizio. Ancora ci serviranno. Non era così diffusa come oggi, insomma. Se avete visto la tech demo che hanno fatto vedere oggi per presentare l'Unreal Engine 5, cioè il motore grafico di nuova generazione, insomma. Ehi, piccoletto. Siamo arrivati a livelli estremi anche di illuminazione dinamica. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Andiamo. Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Ok. C'è qualcosa qui? Probabilmente no, però vale la pena dare un'occhiata. Qui non si apre niente, come ho detto. Ok, da lì siamo avanti, però vale la pena dare un'occhiata. Qui sono una sorta di bassifondi. Se non avete le scade razione, non fatemi perdere tempo. Non mi interessa barattare coi proiettili. Ormai quindi si paga, diciamo, la moneta di scambio. Sbrigati, sono moriamo di fame. Le scade razione. La roba arriva subito. Non provare a saltare la fila. Bene. Da un pezzo aspetta. Non proprio delle belle cose. Se tocchi, compri. Tess, quanto tempo? Ci vieni più a trovare. Sarebbe un pugno, ma sarà meglio parare. Vagliela vedere. Prendilo a calci nel culo. Dove pensate di andare? Ma dai! Ma torna a sedere. Spaccagli il culo, fallo. Dai, spiegato. Amico, dagli un pugno in faccia. Anche questa sovrapposizione audio mostra gli anni che sono passati. Cose vecchie, lasciamo perdere. E tu? Che hai vuoi? Qualcosa da darmi? No. Sei solo un ubriacone. Uno dei film precursore del genere
è Zombie del 78 di Giorgio Romero, sì, famosissimo. Qui ha collaborato Dario Argento, sceneggiatura, montaggio, musica, eccetera. Titolo originale: L'alba dei morti viventi. Seguiranno due altri film. Grazie per le informazioni cinematografiche. Ma anche poi a livello di videogiochi, comunque l'immaginario dell'apocalisse zombie è stato ampiamente sfruttato, ovviamente in primis da Resident Evil, però soprattutto seguendo The Last of Us, ci si accorge subito che il focus è Sto ben cercando diverso Robert. da quello di Resident Evil. È stato qui. Mezz'ora fa è tornato al pontile. È lì ora. Ci siamo. Qui diciamo che il gioco ti sta già dicendo che sta per succedere qualcosa, in più Fateci modi te lo passare. sta Se dicendo. tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Diciamo che queste casse Sei messe pronto? lì erano Sì. Ti proprio. ammazzo, porca troia! Ti copro. Stavano Trova il proprio a punto dire vendita. ci sarà una sparatoria. Sei morto, bastardo. Ti copro, ma non hai sparato un colpo. Qui si vede una cosa su cui ci hanno fatto un mare di meme. La scarsa intelligenza artificiale del Companion. Sì, ma anche l'epidemia è nata in maniera differente, è vero, ci sono molte più differenze che similitudini, assolutamente. Assolutamente. Ok. Ehi, ma tu non eri morto. Che mira, ragazzi. Però muori. Tu sei morto, no? Ben Sei fatto, morto, sì, Texas. sei Anche tu. morto. Come ha La fatto a mitica avere risalito EA. questi tizi? EA. Robert è Mira. bravissimo a scrivere al solito IA. tempo. O IA. Mettiamo fine a tutto questo. Sì, vabbè, diciamo. Quella di The Last of Us poi veramente Merda, da qui non si passa. è famosa. Dammi la mano. Mamma mia, che brutta compenetrazione. Certo, gli anni si sentono un po', eh. Di qua, Joel. Di qua. Anche qui il gioco, diciamo che sta dicendo qualcosa abbastanza chiaramente. Altri della banda di Robert. Come sai che stanno Merda, arrivando? li vedo. Cos'è la Due dei nostri sono morti compenetrazione? Ci cercando chiede di far fuori Federico. Tess. Un E ora attimo. lei e Joel stanno venendo a Giusto, prendere ascoltiamo Robert. il dialogo. Cristo, non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e Preciso e assicuriamoci pulito, che non entri Texas. nessuno. La furtività, qui abbiamo un primo assaggio di furtività. Ecco, la furtività. Ah, ok, no, pensavo fosse lì a nascondersi. Cos'è la compenetrazione che dava Federico? La compenetrazione è il fatto che due oggetti, in questo caso i due personaggi, i due modelli si compenetrino, appunto, i Volevo due dirtelo, modelli ero in solidi. Jordan Street e sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Questo è da solo, sta parlando da solo e sta facendo. Luci? No? Sì, Ok, li hanno stavano. messi Lui contro nel primo, io un muro. penso Bang, all'altro. Lui bang, nel primo, io bang. Non penso vedo all'altro. tutti. Cazzo. Sì, dicono che sia così in tutta la Giustamente città. tutti e Li due stanno girati di mettendo spalle. sotto. Ho un cugino che sta con loro. Dopo aver afferrato la mano, puoi portarti dietro per un breve periodo. Tutorial sbloccato, ma non ci serve. Lei è stata letale nei confronti di questo poveretto. Ce n'è un altro laggiù. Ah, ecco, perfetto.
Ecco, una cosa su cui secondo me The Last of Us, anche a distanza di un po' di anni, fa comunque la sua figura è il modo veramente naturale di gestire. Aspetta un po', una chiave sorprendentemente grande. Il modo di gestire le coperture dietro gli oggetti, che ai tempi nel 2013 Gears of War si era inventato e tutti i giochi che poi l'hanno copiato. Lo facevano tutti allo stesso modo, in un modo molto meccanico, cioè dovevi proprio premere un tasto per nasconderti dietro qualcosa, poi potevi passare al nascondiglio successivo. Qui è tutto molto fluido, molto autogestito. È chiaro anche che è un gameplay diverso, meno magari preciso anche volendo, però comunque lo faceva in un modo molto più elegante, obiettivamente. Quando i Pokémon iniziano a cercare strategie Abbiamo alternative raggruppato i per rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. sopravvivere. E qui abbiamo Bene, la un ultimo tiro, bottiglia, usciamo. la Tra poco ci classica, sarà per coprifuoco. fare rumore. Robert, con chi si... Hai sentito, cazzo? Credo venisse da laggiù. L'hai sentito, cazzo? Pistola alla mano. Vai, ci vedrà. Guarda che se n'è andato. Se n'è andato alla velocità della Mi luce. piace guardarti in azione. Sbaglio sempre tasto per raccogliere. Cazzo, no, 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 niente. Ho sbagliato. Vabbè, devi uscire la testa. Erano solo due. Non credo, solo due, infatti. No, ma cambia arma. Ho perso la mia occasione di giocarmi la stealth. Almeno per questa prima zona. Proprio qui! E là. Salve. Non c'era un modo per cambiare spalla come in tanti altri giochi. Ricordavo di sì. Aspetta, normale l'intelligenza artificiale è veramente stupida. Dove sei tu? Che mira, ragazzi. Un po' raccogliamo avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Premi la levetta analogica. Ma Forza, il molo è di no, ho qua. provato Rick, non Andiamo. con una levetta analogica accende la torcia e con l'altra non fa nulla. Mi sa che anche io ricordavo si potesse cambiare spalla, forse no. Sono ferito. Curiamoci. Com'era per utilizzarlo? Non ricordo più com'era per utilizzarlo. Forse triangolo? No, non me lo ricordo. Tutorial. Kit medico. Tieni, ma l'ho fatto, tieni prima del R2. Non lo fa? Forse perché ho tutta la vita. Ok. Probabilmente tutta la vita non mi fa curare per quello. Sbaglio sempre tasto. Il coltello è un'arma da usare solo in modalità furtiva. Ti consente di uccidere un nemico più velocemente e silenziosamente rispetto a uno strangolamento. Avvicinati silenziosamente alle spalle di un nemico e afferralo premendo triangolo e poi nuovamente triangolo per usare un coltello. I coltelli possono essere usati un numero limitato di volte. Quando la loro resistenza termina, si rompono. Aumenta la resistenza trovando i manuali di addestramento. Perfetto. Siamo ritornati dove eravamo prima. E allora da dove si prosegue? Ah, da lì, ecco.
Qui c'è Joel il superuomo. Ah, tieni per me, ok. Joel, colui che alzava. Da noi si chiamano serrande. So che da altre parti le chiamano. Cioè, da noi si chiamano saracinesche, so che da altre parti le chiamano serrande. Ecco il nostro uomo. Borioso figlio di puttana. Facciamola finita. E qui abbiamo un'area ancora più aperta. Dove sì, divertirci a nord e pure con a sud, lo stealth. Non so che ci sia. Cercherò di divertirmi anche se mi ricordo che soprattutto alla fine di questa zona praticamente ti devono ti beccano quasi obbligatoriamente. Usiamo la testa, sono in tanti, io ho una bottiglia. Sei matto, andare al di là del muro è un suicidio. Devo dire che il fatto che questa cosa non funzioni con un campo infinito ma solamente da vicino, dato che giustamente è legata all'udito, non mi dispiace affatto. In realtà volevo portarmelo più indietro, ma ho avuto paura che mi trovassero. Però non è saggio lasciare un corpo lì. Proverò a fare una cosa. Non so se ha un senso. In realtà penso di sì. Ricordo se in The Last of Us i nemici hanno un campo di vista, ecco, sì, un cono, volevo dire un cono di visuale che va molto distante, evidentemente sì. Ora, cazzo. Pugna addirittura. Tira il bastardo. Con la mazza addirittura. E tu dove vai? Tu sei armato e quindi muori. Sei morto o sei vivo? No, sei morto. Aia, no? Più colpi. Ci sono l'ufficio funzioni. Robert deve essere lì. No, c'è un medico. Andiamo. Non so se adesso vediamo se adesso mi fa usare il medikit. No. Effettivamente la vita verde sembra piena. Vai via, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Sto tizio sembra un po'... Robert! Quello del Trono di Spade. Joel, di qua! Come si chiama? L'amico del nano, non mi ricordo il nome del personaggio. L'avevamo quasi preso! Dai che la chat mi verrà in aiuto, lo so. Bron, esatto, proprio lui. Ma non è che per caso è lo stesso attore che presta il volto? Ciao. Oddio, no, in realtà non... Cioè, ci somiglia, ma non è proprio uguale. Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente.
Ok. Bravo, Rick. Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... Un saluto anche al direttore di Christian. Ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah, cazzo, Cristo! Aia, questo fa male. Chi ha le nostre armi? Cristo. Ne hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Ai. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Dannato Enel che monopolizza le armi. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dietro la porta. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Passarlo andare. O vuoi che ce ne occupiamo? Muoviamoci. Un'altra cosa che fa assolutamente ancora oggi la figura è il doppiaggio. Che è veramente... Dico, oggi magari siamo abituati a questo tipo di doppiaggio su quasi ogni gioco. Ma qui, nel 2013, non tutti i giochi avevano questo doppiaggio. In italiano, quantomeno. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ricordiamoci di quei palazzi. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Ci somiglia ma non è lui. Mi segnalano dalla chat. Ringrazio Rick che ha controllato. Parlando dell'attore del Trono di Spade, il cui nome mi segnala sempre Rick, che è Jerome Flynn. Joel, dammi una mano qui. Arrivo.
Anche l'interfaccia ridotta al minimo. Qui ti segnala, devi premere triangolo. Ehi, ma non ti segnala di spostarti verso destra. Cioè di spostare la vetta verso destra per spostare la porta. Che oggi è abbastanza normale, però allora era comunque una cosa un po' nuova. E che contribuiva poi all'effetto immersivo del gioco. Stop. Soldati. Quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Ok, sappiamo qual è l'obiettivo. Qui in realtà non si può passare. Speravo magari di poter velocizzare anche l'accucciato. Siamo persi in azione. Io prendo questo. Fai il giro e sistema l'altro. Ok. Questo movimento di telecamera è stato molto bello, devo dire, molto soddisfacente. Quanto pare ci sai fare davvero. Silenzio. E poi lei parla tranquillissimamente. Non l'ho raccolta perché ho già un mattone. Cioè, capito? La meravigliosa intelligenza artificiale del companion di The Last of Us. Ecco, qui c'è un'altra meravigliosa penetrazione. Ma sto tizio è da solo, pare proprio di sì. Ricordavo che questa zona fosse più difficile. Non sparo mai più. Rivederci. Ma chi hanno sparato? No. Ah, là ce n'è un altro. Ah, sono tre. Cos'è stato? In guardia. Non ci va nessuno a controllare cos'è stato. Io passo. Nel frattempo io passo. Ah, c'è andato uno a controllare cos'è stato. Ehi, cos'è stato? Controlliamo. Ok, ci va lui. Tu sei girato, quindi suca. E via. Solid Snake approves. Qui non si vedeva un tizio a distanza, forse è salito su. Va bene. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Ah, devo dire che a volte quando si gira la telecamera ce li ha dei cali non vistosissimi, ma comunque insomma un po' fastidiosi. Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Chissà come sarebbe, cioè sarebbe da rivedere oggi su PlayStation 3. Ma è anche vero, su PlayStation 3 non era così tanto bello. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Cosa dobbiamo contrabbandare? Bella domanda.
Jal, dammi una mano. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Chiedeva a Rick durante il filmato della diatriba tra Beyond e The Last of Us. Onestamente non ricordo, però ci starebbe, perché sì, effettivamente l'attrice era, mi pare, Ellen Page in Beyond. Eh sì, un po' di somiglianza con Ellie c'è, obiettivamente. Ho sentito la sparatoria. Cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo, sì, dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu, io ti seguo e basta. Certo, questi corpi non proiettano ombra. Non è esattamente bellissimo da vedere. Di qua. Muoviti. Attenzione, nascondere o aiutare criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Siamo di nuovo liberi un pochettino, liberi tra virgolette, perché in realtà poi sono dei corridoi. Però diciamo di nuovo il gioco ci sta facendo fare una gita tra le vie della città per... e sali. Per farci vedere insomma come procede la vita. Cioè vedete, c'è il coprifuoco, ancora neanche è tramontato il sole, già c'è il coprifuoco se ti beccano in giro. Lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Ma hai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so. Scrive Arturo. È un'amica, credo. Che sì, Naughty Dog su un modello di amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e
si è presa cura di me. E ho 14 pure anni. Negato, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Ellie ha 14 anni. Come sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. I suoi genitori sono morti. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Come dicevamo prima, i rapporti umani, i personaggi, il modo in cui vengono delineati, è di un certo livello. E qui non c'è anno di uscita che tenga, cioè non importa il 2013, non importa nulla, cioè questo è un gioco che fa scuola a livello di scrittura, della sceneggiatura, dei personaggi e di come si evolvono poi le cose. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Il suo orologio è rotto. Nel frattempo si è fatto notte. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Insomma, la nostra missione è di scortare questa ragazzina Ellie da un'altra parte, al di fuori della città. Come vedete qui c'è il muro, si vede il muro che delimita la città dall'esterno. E noi dobbiamo attraversare la zona esterna per raggiungere un'altra sede, un'altra, diciamo, base delle luci. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Questa la sposti da sola o la devo spostare io? La sposto da sola. Che bello. Diciamo un modo non esattamente geniale, non esattamente innovativo di gamificare l'accensione del generatore. Sì. Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Mappa percorsi pattuglie. Per aumentare lo zoom, qual è il tasto X? Ok. Vabbè, bello, carino.
Però sti cazzi. Sali e vedi se il campo è libero. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Bene, a posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori finalmente. Su di qua. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. That's it. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Scusa! Oh, cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Legati o roba così. Guarda. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Via! Vai! Vai, sbrigati! Ho 2 soldati morti, ripeto. Dietro di me, presto! D'accordo, Ellie, al mio segnale, corriamo. Al segnale, corri. Capito? Ora, corri! Diciamo che mi hanno abbastanza illuminato, però... Ok. Stai lontano dalla luce. Stai lontano dalla luce. Anche qui diciamo che in realtà è tutto abbastanza... Cioè bisogna solo andare dritto. Però il gioco riesce a creare la tensione che vuole creare. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì, certo. Maledizioni sono ovunque. Soldati, là. Li vedo. Devono essere passati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Non vedo niente. Rimanete giù. Forza, ragazza. Segui giù. Adesso non è proprio tutto dritto.
Attenzione, adesso se ti vedono ti sparano, che è sostanzialmente game over. Sì, è abbastanza surreale che non ti veda. Allora, tutto bene. Un bel bagnetto in questa acqua umida. Continuo a sbagliare pasta. Sento da davanti. Mi sento. Merda, giù. Qui c'è un passaggio. Di nuovo lo Joy è l'uomo più forte del mondo. Vediamo se c'è qualcosa qui. Sì. Il nastro adesivo. Di nuovo tieni premuto e ce lo vedo male. Accorti di noi, facciamo il giro. Com'è? Sono troppi, Tess. Oh, merda. E dai, ma cazzo. Dai, ci sono due morti per uscire. Prova di trucco. Da che lato vai tu? Vai di qua. Io vado di qua. Allora non le vedo. Merda. Io devo passare qua. Di qui, forza. La scivolata normale è molto facile. Ci seguiranno anche qui. Ce ne andremo prima di scoprirlo. State giù. Silenzio. Ci è mancato poco, Tess. Spero che tu valga la pena. Tess, sai da che parte andare? Sembra così diverso. Aspetta. Vediamo dove ci porta. Sì, sembra giusto. Stai vicino. Diciamo una cosa su cui almeno non piove più. Bisogna la situazione focalizzarsi è il fatto che in un gioco che di fatto parla di un'apocalisse zombie abbiamo incontrato quanti? Tre zombie? È un merda, sacco di esseri umani tra soldati e diciamo contrabbandieri vari abbiamo dovuto affrontare barra uscite. Anche da qui si vede la differenza di focus tra The Last of Us e tanti altri giochi dello stesso, tra virgolette, dello stesso genere, poi in realtà diciamo più che altro che riprendono lo stesso, la stessa ambientazione a livello di narrativa, senza voler dire che un approccio sia migliore dell'altro necessariamente, però obiettivamente c'è dell'originalità in quello che fa The Last of Us. Ok,
Ce l'abbiamo fatta? No, ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Agli ordini, boss. Da dove si può salire da qua? Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Stai molto vicino. Ok. Wow, wow, aspettatevi! Ucciso. Se ne va. Dai. Bene, sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io! Neanch'io, Tess. Che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. In questi dialoghi c'è già tutto quello che serve sapere dei personaggi. Cioè si vede tutta la disillusione di Joel e la sua, da questa parte, il suo materialismo, passando dal centro, la sua arriveremo praticità, al palazzo del sua, governo per l'alba. Speriamo. Il suo pragmatismo, si vede il carattere di Ellie che ha 14 anni, certo, però è una ragazzina, insomma, coraggiosa e anche che si sa far valere. Già qui c'è tantissimo di quello che sarà The Last of Us per le prossime ore, insomma. Che ovviamente non saranno stasera, quindi stasera tra poco stacchiamo. Porca miseria! Stasera ci siamo fatti, diciamo, tutto. Ecco come sono queste edifici da vicino. L'inizio del gioco. Sono fottutamente. Ecco, i due edifici che. Quindi cosa succede? Su cui avevo hanno fatto bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibile. Ha funzionato. Per un po'. Hanno bombardato tutte le zone di fuori dell'area di quarantena. Che cavolo era? E te l'ho sentito? Solo per... sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi? Per ora. Dai. Cavolo, è un bel salto. Bene, palazzo del governo. Sì, okay, superiamo tutto. Questo posto. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Ora è desolazione. Da qui. Ed ecco, abbiamo anche un panorama sulla zona in quarantena. Trovato qualcosa lì? Città, no. È stato quello il muro, ovviamente. Cerca. E noi veniamo da lì. Sta alle vicino per ora. Ehi, Tess! Arrivo! E qui stiamo per fare la conoscenza di qualcosa di nuovo. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via.
Dai, fammi passare. Guarda la rottura di palle. Di qua probabilmente non si sale. Non c'è nulla. Attenzione. Oh cazzo, un clicker. Un clicker. Gesù. Cosa è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezione. E quindi sono... ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli, non appena senti dei click, devi nasconderti. Non appena senti dei click, devi nasconderti. Merda. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Occhio alla testa. Fantastico. Tutto troppo forte. Tutti questi oggettini che stiamo recuperando ci serviranno dopo. Il gioco ha una meccanica molto semplice, molto appena accennata, però comunque ha una meccanica di crafting, di attrezzatura, di varie cose, che dà anche. Ed ecco il primo incontro con un clicker, uno vivo tra virgolette. Stai bene? Non è niente. E adesso direi che abbiamo bisogno cerchiamo di un provviste medico. Esatto. Cazzo! Oh, è stata tosta! Puoi dirlo. Questa ovviamente è una bottiglia di alcol che si può utilizzare per fare delle molotov. Tieni, rimettiti in sesto. Puoi dirlo. Grazie mille. Mi ha dato un kit medico, in realtà non avevo neanche particolarmente. Forse andiamoci di fretta. Ah, dei click. Prima non volevo usare il coltello. Ci siamo. Ok, quindi l'ho proprio sprecato. Sprecato, ho utilizzato per ricevere delle risorse. Che schifo non fanno. Affatto. Accidenti. Si va di qua. Ehi, guarda se c'è modo di passare. Ok. Via libera. Dai, Ellie. Ok, sei su. Dai. Hai capito? Allora ragazzino di 14 anni che si... Ecco qua. Si lancia. Ok. Andiamo. Ok. Ok. Clicker. Aspetta. Via, via, via. Clicker sono ovviamente un tipo di nemico da superare in stealth, e il gioco ce lo sta dicendo in modo abbastanza chiaro, anche con tutti questi oggetti a terra da lanciare, che sono un indizio evidente, ci sta dicendo prendi qualcosa e tirala per distrarla. Usciremo sopra. Adesso ce n'è uno, ma più avanti non sarà così semplice.
di qui. Qui c'è un altro simpatico tizio morto a cui ho provato a dare un colpo fatto. Di Ellie, stai bene? Di mattone. Sto bene. Avete sentito tutti? Dai. Clicker di tutto il mondo. Accorrete. Ok. La tromba delle scale è bloccata. Ma va? È assurdo. Non guardare in basso. Stai scherzando? Quello è sempre il nostro obiettivo. Non volevo tirare nulla. Dai. L'ho fatto. Accidenti. Ho trovato una nuova arma, la rivoltella, che immagino faccia più danno del case slot delle armi. Tieni premuto X per richiamare l'inventario. Ok, quindi sostanzialmente tengo premuto X, perfetto, adesso cambiare la rivoltella, che immagino proprio faccia più danno della pistola normale. Qui abbiamo anche un bastone che si usa, credo, per spaccarlo in testa. Runner. I runner sono diversi dai clicker. Rimani con la ragazza. Perché ci vedono. Nel frattempo troviamo un coltello che può servire nel corpo a corpo. Ne creiamo anche due. Soprattutto nel corpo a corpo. Cioè un clicker anche da dietro non si può uccidere se non si ha un coltello. I runner sono diversi dai clicker, perché sono infetti da meno tempo, ci vedono. Sono in teoria meno pericolosi comunque. Ok, questo è un runner. E là ce n'è un altro, credo. Non so. Muori, insomma, non lo so se muore in realtà. Questi non sono clicker. Questo che avviene verso qua non è un clicker. Facciamo una cosa, va. Non bene. Mi sa. Cazzo, sì. Sono decisamente morto. Questo qua non posso salire. Sì che possono salire. Non il clip, il clip è fondamentale. Diciamo che me la sono fatta pietre. Ah, invece può salire anche il clicker. Sono morto. Yes. Bellissimo. Abbiamo fatto anche questa bellissima figura. Ma sono giocata molto male. Questo è Rick, esatto, che mi prende in giro. Ci mancherebbe.
puoi sfruttare gli oggetti attorno per ucciderlo. Spettacolo. Eh sì, Ale. Pensa che è un gioco del 2013. Chissà il 2 che esce ora. Che cosa offrirà? Ne ha tirati due. Stavolta. Ora quel lato. No, ho sbagliato. Sono stupido. Stavolta li ammazzo tutti. Chi è prima? Non è morto il Krieger. No. È inutile prendere a pugno un Krieger, ma ce l'avevo i coltelli. Ma almeno stai giocando a difficoltà massima. No, è normale, Claudio. Non ci giocavo da un sacco di tempo a mia difesa. E ora mi sforzerà sicuramente anche Claudio. Che brutto modo di giocare. Lui non mi vede perché è cieco. Gli altri però sì. Che poi in realtà io il Krieger col coltello lo posso anche uccidere. E non sarebbe affatto male farlo. Che cazzo però. No, 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 che fai? Lascialo stare. Dai. Alleluia. Bene, su. E mi posso anche esplorare un attimo l'area finalmente. Sì, lo so che in chat mi state sfottendo sicuramente. Sono stupita, Joe. Sono abitato proprio nella prima sequenza difficile del gioco. Che culo. Appena spawni, entri nella stanza grande a sinistra e vai verso la porta più lontana e lì aspetta. No, ma non ti posso guardare già così male. Dai, non ho giocato così male fino ad ora. Sei arrivato appunto alla sequenza più difficile. Ma poi io non lo giocavo da tanto tempo. Non lo ricordo più. Ciao, è stato bello. Sei un pezzo di merda, sei. Solo su 4News insultiamo gli spettatori. Ok, ora la potresti anche lasciare sta roba. Ok, te vai. Ah no, la può lasciare perché deve passare lei prima, ho capito. E ora? La devo lasciare? No. Che palle. Vabbè.
C'è roba in giro? Vediamo un attimo se c'è roba in giro. Lì cosa sono? Munizioni? No. Ok, ok, va bene, direi che non c'era tantissimo. Io ho bisogno del medikit per caso? No. Vabbè. Dai. In qualche modo me la sono cavata. Qui? Ok, al massimo. Ok, no, mi era sembrato ci fosse un biglietto. Scendiamo. Un po' di amico. Oliver LLF. Ok. Credo di ricordare anche questa parte. No, no, no. Facevo confusione con un'altra più avanti. Una molotov già pronta. Va bene, colpisce i nemici da dietro un riparo. Con L2. Ok. Ok, così. E ora non la posso più. Ok, sono riuscito con un magheggio alla Metal Gear Solid a disarmare la Molotov. Anche qui simpatici amici. No, invece è proprio la parte che ricordavo. Laggiù, li vedi? Merda. C'eravamo quasi, cazzo. Joel, tu vai davanti, io sto dietro. È lì, tu rimani sempre attaccata a lui, ok? Certo. Occhi aperti. Ci penso. I leader possono sentirti anche se sei accovacciato. Ok. Runner. Oh, non pensavo che sarei morto 3 volte alla prima sera. Male, male. Molto male. Quello è un clicker.
Ah, quello però non lì. Tu stai lì? Madonna, ma sono terribili. Quello non è un clicker. Oh sì, sì, è un clicker. Anche lui. Di merda, quindi fanculo. Da questa parte siamo quasi fuori. Merda, clicker, perché non ti vai a fare un giro? Giustamente lei ci passa correndo come una pazza, giustamente. E da dove cazzo si esce? Scusatemi, non si esce da qua. Ero convintissimo che si uccisse da qua. Non so da dove si esca. Qualcuno in chat ha idea di da dove si esce da qua? Rick, aiutami. Ero convintissimo. Ah, ecco, 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 l'ho visto. Laggiù cosa? Le devo portare via. Non vedo che non posso ancora, eh. Tu non vai? Resti qua? Dai, andiamocene, cazzo. Bisogna ucciderlo, per forza. Su, forza. E dai. Andiamo via, santo cielo. Di qui. Dovrebbe essere fatta, se ricordo bene. Sono finiti. Oh, porca puttana. Ce l'abbiamo fatta. Tutto bene? Comunque il gioco, devo dire, andiamo. Riesce ancora a mettere una certa tensione. Vedo che ve la cavate abbastanza bene. Si chiama fortuna. E prima o poi finirà. Come sempre Joel è molto pessimista, volendo. Da che parte, Tess? Il palazzo del governo è da questa parte. Okay. Come superiamo? Vediamo cosa troviamo. Allora, di lì veniamo. O di qui veniamo. No, veniamo di qui. Di qua c'è... No, veniamo di qui, infatti. Allora, vediamo se c'è qualcosa qua.
Devo entrare in casa. Non ho un oggetto da tirare? No. Questi non sono ciechi. In teoria non sono ciechi. In pratica a quanto pare sono comunque un po' ciechi. Ma non ce n'era un terzo o ricordo male? Boh, vabbè. Windell River. Dai ragazzi, stiamo per staccare. Infatti dicevo che c'era un pezzo. L'ammazzeremo con le mani. Tutto bene. Sono infettati da poco, quei soldati si sono appena trasformati. Significa che ce ne sono altri qui, sbrighiamoci. Tutto bene. Salite. Hai qualcosa sulla scarpa? Ok, come usciamo da qui? Ora lo scopriamo. Ok, questo è il primo tavolo da lavoro. Credo che sia un buon posto per lavorare. Così Marlene pensa tu sia arma. Beh, questo lo dice, dai. Posso migliorare la pistola. Come sei stata morsa? Se hai incontrato un infetto nella zona vuol dire che sei andata dove non dovevi. Sì. La capacità del caricatore. Sono scappata di nascosto. Ero nel colletto nuovo. E la velocità di ricarica. Sei scappata. Volevo esplorare la città. Ho incontrato un infetto nella zona. L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, come li chiamate voi, mi ha morso e... tutto qui. Capisco. Eri con Marlene quando ti hanno morso? No. Le ho chiesto aiuto soltanto dopo. Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato. Cosa per farlo. Spero sia bene. Te l'ho detto. Un po' in sottofondo. Dialoghi molto importanti che ci spiegano come è stata contagiata Ellie. Qui non ricordo ovviamente da dove si continua. Probabilmente si può continuare da entrambe le porte. E infatti è così. Tanto per fissazione apriamo anche questa. Ok, proseguiamo. Qui siamo in una specie di museo. Oh, merda! Che cosa è successo? Tess. Scusa. Dai, sei vicino. Ok, occhi alla testa. Forza! Via, 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 via! Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano! Tess! Corri!
clicker. Qui sostanzialmente sono delle scelte che il gioco ti dà, se utilizzare un coltello che può essere ovviamente utilizzato anche contro i clicker per aprire una porta e ottenere dei bonus. Tess. Merda. Un oggettino da tirargli? No, eh? Poi cazzo, si sono concentrati tutti qua. Ah, ecco. Un po' troppo vicino, mi sa. Ma così non esco. Si va, si va su. Il revolver cioè ci sta un anno e mezzo per caricarsi. Appena davvero che mi ha rotto le palle. Mi metto anche un medikit. Questo lo prendo e può servire. Merda, sta albeggiando. Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Di qua, arriveremo sul tetto.
Eccolo il nostro obiettivo. Ma a questo punto dubito che ci arriveremo stasera, che si è già fatto molto tardi. Ecco, è quello l'edificio. Sì, sì, avevo già riconosciuto. Ok, fai attenzione a dove metti i piedi, sarà un po'... Che carattere. Queste sono sempre scene molto importanti per la trama. Delineano i personaggi in questo momento, nell'evolversi del tempo sarà importante. Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che la vista è spettacolare. Andiamo, di qua. Ehi, sbrighiamoci. Ci siamo quasi. Non distrarti. Sì, signora. È dietro l'angolo, forza. Dai, è dietro l'angolo, ci arriviamo. Ragazzine. Ricordavo ci fosse di più. Anzi, no, perché ricordo e poi si innescano filmati, insomma, non è il caso. Per stasera ci fermiamo qui, abbiamo già fatto più di 2 ore di gioco. Non è il caso, non è il caso, per cui torno al menu principale. Niente ragazzi, se volete farmi qualche domanda sul gioco, qualche curiosità, non so, se no la chiudiamo qui. È stata una bella live, io vi ringrazio perché siete stati anche tanti. Ringrazio Ale, ringrazio Fede, ringrazio anche Claudio, anche se se n'è andato, è rimasto molto poco, però lo ringrazio lo stesso. Ringrazio mio papà. Va bene, dai. Buonanotte. Ci vediamo, salvo cambiamenti di programma, ci vediamo mercoledì prossimo alla stessa ora. Andiamo avanti da qui. Io non lo tocco il gioco in questi giorni, quindi mercoledì prossimo riprendiamo da qui. Buonanotte.